Salve, siamo a Reggio Emilia, il 1° maggio 2017, e siamo in piazza, insomma, come tutti gli anni, con i lavoratori. Abbiamo trovato questo signore con questo cartello: la Fornero e Renzi hanno fatto morire il 1° maggio. Perché, secondo lei? Perché? Perché io dopo 20 anni di lavoro ho perso il lavoro, grazie alla legge Fornero, e mi ritrovo dopo un anno, diciamo, senza lavoro. E disoccupato? Disoccupato, con un mutuo da pagare di 900 euro. Quanti anni ha lei, posso chiedere? 42 anni. Non è riuscito a trovare nulla? Niente, sono riuscito a trovare. L'età ti condanna, l'età, con tutti questi nuovi contratti job act che ci sono in giro. Eppure 42 anni, uno non è vecchio. Però per il mondo del lavoro sì, si è vecchio per il mondo del lavoro. Come fa? Avrà una famiglia, insomma, appunto, un mutuo da pagare e tutto. Come fa? Non è facile andare avanti. Con una moglie precaria, 900 euro di mutuo e un ragazzo che va a scuola. È dura. Cosa si aspetta dalla politica di oggi? Speriamo che le cose cambiano. È solo una speranza, un'utopia, però speriamo che un giorno le cose cambiano. Ha speranza, insomma? Sì, sì, ho speranza. Ma il fatto che appena ieri sera Renzi è stato rieletto segretario del PD, magari andrà a un governo o un governo, cosa le dice? Non me lo aspettavo io. Significa che gli italiani vogliono mangiare sempre la stessa minestra, vogliono mangiare. No, non ho capito. Che gli italiani vogliono mangiare sempre la stessa minestra, non vogliono cambiare. Appunto, ho detto, non hanno capito nulla, insomma. No, non hanno capito nulla, infatti. Lei pensa che Renzi non possa risolvere le problematiche del lavoro? Renzi non può risolvere niente, perché non ha fatto niente contro questa legge Fornero, che ha mandato a casa milioni di persone in tutta Italia. Ha precarizzato il mondo del lavoro, praticamente. Sì, sì. Ascolti, io le faccio solo un augurio di trovarlo un impiego, lo spero, perché insomma ce n'è tanta gente come lei in questa situazione. Le chiedo, io metto questo contributo su YouTube, sul canale Lena Operaia, mi dai il consenso di farlo? Sì, sì, do il consenso. Sì? Sì. Io già stavo a Brescello, alla professoria Brescello. Ah beh, allora insomma ci conosciamo. Sì. Sì, sì, sì. Bene, da Reggio Emilia per adesso è tutto, speriamo insomma che le cose si aggiustino, perché speriamo, più andiamo avanti sembra che peggio è. Peggio è, peggio per tutti. Un saluto a tutti. Grazie.